Andrea Caldarelli, Lamborghini Factory Driver. We are here in Vallelunga today to take you on board the Lamborghini Revuelto, the first V12 plug-in hybrid. Let's push this to the limit. Woo-hoo-hoo-hoo. 1015 CV straight away with a nice burnout and 0-100 in just 2.5 seconds. And we are here already, first corner, third gear. You can really appreciate the active aerodynamic kicking in, especially when you hit the brake. You see from your rear view mirrors the wing going up, and it's amazing how much downforce we are able to generate. But then you go on power and you look at this, it's so fun. Also all the gear changes, amazing, with a double clutch transmission, 8-speed. You can really feel all the gears going in so smoothly. Now a very slow corner in second gear, we put the nose in and here you go. Like when you ask for power, you have those three electric motors plus the V12 engine kicking in all together. It's so smooth. It's insane how we can be so smooth with a V12 engine thanks to the electric torque vectoring from the electric motor. It gives you such a nice feeling and precision on driving that we never had before on a Lamborghini, and now it's such a privilege to drive it around this track and have all this feeling. In a corner like this where you have to have a double apex, a bit of steering angle, wait there, push on throttle, waiting that the electric motor kick in from the front, the V12 from the back, and then you don't even feel it. You are in sixth gear doing 250 kilometers an hour and you don't really feel that you upshift actually four gears. Obviously we are in Corsa mode, that gives you all the best. Literally you can feel every single centimeter of the track, every steering input is so precise. Such an amazing machine, amazing. This is Lamborghini DNA, you know. You want to have fun when you are on track. You want it to push it to the limit. And this new Revuelto really gives you this, our new V12 plug-in hybrid. Quello che sono solito dire è che la storia di Lamborghini è una magia. Questo marchio è diventato famoso grazie ad alcune vetture iconiche che hanno sostanzialmente rivoluzionato il mondo dell'automotive quando sono state lanciate. Alcune di quelle le vedete qui alle mie spalle e sono vetture che hanno avuto sempre dei concept innovativi e che erano oltre il tempo in cui sono state messe in produzione e vendute. E questo ha sempre creato l'ispirazione per tutti quanti i clienti e i fan per un brand che era sempre volto al futuro e all'innovazione. L'innovazione per un'azienda come la nostra è fondamentale. Con questa vettura stiamo entrando nel mondo dell'elettrificazione, ma chiaramente ci entriamo come Lamborghini con un DNA che è tutto orientato al divertimento e alla performance. Questa vettura sarà l'interpretazione del trend dell'elettrificazione secondo Lamborghini. Non a caso noi abbiamo coniato un nuovo acronimo che si chiama HPEV, che invece di essere il classico PHEV significa High Performance Electric Vehicle, perché per noi tutto quanto è orientato al fun to drive e alla performance. Chiaramente in questo caso avremo anche un elemento di abbattimento della CO2 per andare incontro anche a un trend di sostenibilità.
Devo dire che la maggior parte dei nomi dei modelli Lamborghini deriva da tori che hanno fatto delle corride, e anche in questo caso Revuelto è il nome di un toro che ha combattuto nel 1880 e che per ben 8 volte è uscito dall'arena durante il combattimento, quindi un toro particolarmente selvaggio, come sarà questa vettura una volta che sarà in strada. Lamborghini è un marchio sportivo e quindi ci sono delle ovvie connessioni con altri sport. Oltretutto Bologna è la sede della Lamborghini in quanto comune di residenza della fabbrica Sant'Agata Bolognese. Ci sono grossi parallelismi fra una squadra di calcio e un team nell'ambiente lavorativo. Da una parte ci sono le skills delle persone che sono, diciamo, prevalentemente legate al ruolo che ricoprono, però il risultato alla fine si ottiene grazie a un lavoro di squadra in cui tutte quante le capacità vengono messe a fattor comune per poter ottenere poi quella chimica e quel risultato che, diciamo, dà il lavoro finale, ecco. Sicuramente aver potuto condividere 25 anni della mia vita con la storia di Lamborghini mi ha permesso di vedere una trasformazione incredibile, e devo dire che quello che sempre ti rimane quando lavori in Lamborghini è la passione delle persone e la proiezione verso il futuro, anche a volte andando oltre quelli che sono i limiti e quelli che sono gli ostacoli che troviamo quotidianamente, anche dovuto a una dimensione di un'azienda che non è enorme, però è in grado di pensare al futuro e di creare il futuro, e questo ti dà una carica ogni giorno che sostanzialmente ti aiuta anche a sorpassare quelle che sono a volte le stanchezze, le arrabbiature, perché comunque c'è sempre una intrinseca passione per questo brand che ti motiva, che ti carica, che ti dà l'adrenalina necessaria per creare qualcosa di nuovo di giorno in giorno.